Ci siamo ragazzi, video folle che non so neanche se lo vedrete perché è veramente un video folle. Questo, siamo, sul, questo film si chiama Villoresi e va avanti anche per molto di più di là. Però io inizio da qui perché, nel punto, secondo me la pista ciclabile, quella percorribile almeno, inizia da qui. E io vi farò vedere ogni strada da dove si può cominciare e vi dirò dove siamo. Ora siamo a Garbagnate Milanese. Ciao. Ora siamo a Garbagnate Milanese. Io sono in bici e questa mi sono sbagliata, non è Garbagnate Milanese, è semplicemente Garbagnate. Ora andiamo di qua. Sempre Garbagnate, ora si attraversa e si continua di là. Sì, andiamo! L'obiettivo del video è percorrere più strada possibile a bordo del Villoresi. Siamo sempre a Garbagnate. Ora proseguiamo di là, nell'ombra. Ovviamente non sono da solo a fare questa strada, quindi cerchiamo di riprendere quando non ci sono persone, ce ne sono il meno possibile. Appena passato a Garbagnate Milanese, quella strada lì, non c'era una macchina che mi faceva passare, ora continuiamo per Garbagnate Milanese. Cavallo, salita adesso, qui dietro queste canne c'è il fiume. Tra l'altro scendendo di là, vado dove abito io, ovvero ad Arese. Lì non ho più potuto continuare perché, come potete vedere, non c'è una pista ciclabile, qua invece c'è. Ciao a tutti. Ci siamo spostati alla sinistra del fiume. Qui per fortuna non passano macchine e tra un po' si arriva alle Einate. Continuiamo di qua. Cos'è sta roba? Paura! Altro ponte dove non passano macchine. Non siamo più a Garbagnate Milanese e mancano 4 km per le Einate. Adesso vi dico di preciso. Sotto il ponte siamo alle Einate. Siamo in un parco naturale, delle cascate artificiali e un'area picnic. Tra l'altro c'era anche gente, due che facevano il bagno. E guardate là, va bene, non vi sembra niente, ma da là un tempo la gente si tuffava dentro, quindi spericolati. Non so se si è visto, ma siamo al chilometro 43 del Villoresi e siamo adesso sotto al ponte. Però 43 km io non li ho percorsi, quindi chissà quanto è lungo questo affluente. C'è della musica, non so se la sentite. Sono finiti gli scorchi di natura al 100%, si tornerà alla civiltà, ve lo dico. Tornano i ponti dove passano le macchine e torna anche il grande sole. Di qua ci sono le case, c'è una rotonda, quindi potete ben capire. Siamo tornati alla civiltà. Siamo sempre alle Einate. Poi io questa strada la so, nel senso conosco quello che c'è. Non conosco la città, però quello che c'è lo conosco perché comunque qualcosa ho visto, perché questa strada l'ho già fatta. L'obiettivo è spingerci ancora più in là, dove non sono mai arrivato. Eh sì, lo riconfermo, ponte, siamo ritornati alla civiltà. Altro ponte dove passano le macchine. Siamo sempre alle Einate, ma di là non ci sono mai andato, cioè non sono mai arrivato così lontano, quindi ora proveremo ad andarci. Tra l'altro ho una sete, quindi speriamo non ci sia. Speriamo, speriamo e basta. Il bello è che il Villoresi scorre, non so se lo vedete, ma no, non lo vedrete, però scorre nella direzione opposta a dove stiamo andando noi, quindi lo stiamo sfidando, ecco, lo stiamo sfidando. Qua c'è un altro parco, qui c'è un altro ponte, di là si va in strada e incontriamo di qua. Ora non so se si vede, c'è un sole accecante. Guarda, qua c'è il Villoresi, là c'è città e qua c'è il ponte coperto da questi alberi. Provo a vedere se si può andare oltre. No, signori, è chiusa. Qua c'è il fiume, là c'è un altro ponte, ma lì, anche lì è chiusa e oltre con la bici non si può andare. Magari le piste ciclabili riprenderanno un po' più in là, ma non posso più andare oltre perché non sono abilitato. Quindi pensavo che questo video durasse un po' di più, ma 5 minuti comunque non sono pochi. E questo era il tratto del Villoresi. Salutatelo, ciao a tutti, ci vediamo in un prossimo video.